Oi, mi senti? Ok, senti, ci sarebbe da fare questa prova di WhatsApp. Un saluto a tutti gli amici di androidworld.it. Allora, cosa sono e come si attivano le chiamate vocali su WhatsApp? Allora, innanzitutto chiariamo che con chiamate vocali intendiamo comunque chiamate VoIP, ovvero quelle instradate tramite traffico dati, non tramite la rete cellulare. Quindi avrete comunque bisogno di una connessione dati. Può essere questa una WiFi, può essere questa una rete mobile. Non ci sono costi aggiuntivi tranne i costi della rete che state utilizzando, quindi quelli della rete WiFi, ovviamente, e soprattutto quelli della rete mobile. La rete mobile che chiaramente consumerà traffico dati dal vostro operatore. C'è da tenere presente che alcuni operatori osteggiano il traffico tramite VoIP, quindi controllate comunque le condizioni d'uso del vostro operatore per evitare qualche possibile sorpresa. Detto questo, come si attivano le chiamate su WhatsApp? Ormai probabilmente già lo saprete, ma lo voglio ribadire onde evitare ambiguità. Le chiamate vocali su WhatsApp si attivano solo ricevendo una chiamata da qualcuno che abbia il servizio già attivo. Voi dovete avere l'ultima versione di WhatsApp, ormai ultima è un po' un piccolo eufemismo perché vale in realtà anche da forse un paio di versioni indietro. Comunque assicuratevi di avere l'ultima versione di WhatsApp presente sul Play Store e di avere appunto un amico così generoso da chiamarvi. Attenzione ad un'altra cosa però, questo trucchetto di essere chiamati per attivare le chiamate vocali su WhatsApp non funziona sempre. È WhatsApp a decidere, diciamo, quando è che questa cosa funziona e quando non funziona. Quindi non vi meravigliate se anche un vostro amico ha le suddette e agognate chiamate, prova appunto a chiamarvi, ma non si attiva a vostra volta l'interfaccia. Altro piccolissimo dettaglio, quando dovrete ricevere la vostra prima chiamata, vi suggerisco di tenere WhatsApp aperto e in esecuzione, perché molto probabilmente può succedere che chi vi chiama senta squillare e voi non riceviate nemmeno la notifica se non avete WhatsApp aperto. Detto questo, come funzionano? In realtà funzionano in maniera veramente molto banale e semplice. WhatsApp diventerà magicamente, dopo aver ricevuto la prima chiamata, diviso in tre tab. Uno sulla sinistra con tutto l'elenco delle chiamate che avete effettuato, un tab centrale con le chat, come eravate abituati fino ad ora, e sulla destra invece quello con tutti i vostri contatti. A seconda della sezione in cui vi trovate, cambiano anche le icone nell'action bar. Se siete per esempio nel tab delle chiamate, avrete l'iconcina di ricerca che vi permetterà di cercare appunto un contatto con il quale avete già instaurato una chiamata in passato e al suo fianco avrete l'iconcina con telefonino più, ovvero la possibilità di ricercare un contatto col quale volete avviare una nuova chiamata. Se siete invece nella schermata di conversazione, avete sempre la lente di ingrandimento per ricercare una delle vostre chat e il pulsantino col messaggio più per avviare appunto una nuova chat. Se siete infine nella schermata dei contatti, al solito l'icona di ricerca vi aiuterà a cercare un contatto, mentre quella con il più vi permetterà di aggiungere un nuovo contatto direttamente nella rubrica telefonica del vostro Android. Anche il menu, quello con i tre pallini, cambia a seconda della sezione. Nella sezione chiamate avrete la possibilità di svuotare la lista delle chiamate, controllare lo stato vostro, e le impostazioni generali di WhatsApp. Se siete nella schermata chat avrete tutte le opzioni classiche di chat, ovvero nuovo gruppo, nuovo broadcast, WhatsApp web, che si trova a questo punto solo nella schermata di chat, e al solito stato e impostazioni. Infine, nella schermata contatti avete la possibilità di aggiornare contatti, ovvero di controllare che non ce ne fosse qualcuno nuovo in rubrica che non è stato aggiunto, e come sempre stato e impostazioni. Per il resto WhatsApp si utilizza esattamente come al solito, non ci sono novità di rilievo, mentre per quanto riguarda la qualità delle chiamate, questa è effettivamente un po' variabile. Diciamo che dalle nostre prove siamo abbastanza soddisfatti, in particolar modo sotto rete WiFi, la voce è abbastanza chiara, non c'è eco, non ci sono grossi ritardi e in linea di massima la telefonata è quasi più pulita, addirittura di una telefonata canonica, sebbene il volume tenda a essere abbastanza più basso. Sotto rete mobile ovviamente le cose variano molto, variano in base alla qualità soprattutto del segnale e al tipo di connessione che avete in quel momento. Ovviamente se siete sotto copertura LTE, buona copertura LTE, non avrete assolutamente alcun problema. Se siete sotto rete 2G vi sconsigliamo di utilizzare le chiamate via WhatsApp se volete avere almeno una conversazione abbastanza fluida e regolare. Non c'è molto altro da aggiungere, quindi mi fermo qui. In ogni caso ricordate che ancora queste chiamate su WhatsApp non sono una vera e propria funzione ufficiale, nel senso che
WhatsApp non ne ha formalmente annunciato il rollout. Infatti anche questo trucchetto di chiamarsi, supponiamo che sia una cosa limitata a questa fase iniziale. Ci sarà probabilmente in futuro un annuncio vero e proprio nel momento in cui il servizio diventerà davvero per tutti. Al momento sembra tra l'altro molto limitato agli smartphone Android, ma non dubitiamo che poi tutte le varie versioni di WhatsApp, saranno supportate dalla possibilità di fare chiamate. Torneremo quindi a parlarne in futuro, ma per adesso è tutto. Un saluto quindi da Nicola Ligas per AndroidWorld.it.